cari amici, ci troviamo ad Arco, ridente cittadina dell'Alto Garda, dove siamo in presenza di questo mistero, di questo monumento che non si sa bene quando sarà inaugurato. E la nostra domanda, la domanda che pongo io come critico d'arte Cornelio Sgorbi è questa: ma a chi è dedicato questo monumento e perché? Vediamo un passante. Lei è qui di Arco? Prego? Lei è qui di Arco? Sì, sono nato solo al Morandel davanti alla Villa Egea. Ho capito. Sa qualcosa su questo strano monumento che dovrebbe... No, ma scusa, lo chiedo. Io sono Cornelio Sgorbi, critico d'arte, mi ha mandato qui la nota antenna televisiva Arte nel Mondo e ho girato la città, ho visto altri monumenti, però questo non mi è segnalato nemmeno sui cataloghi, volevo sapere... Non so, perché sono passato ieri sera, poi, con tutta l'acqua che sta, ma magari, non so, Arco, i monumenti, beh, sì, come i funghi, probabile che sia sta una di quelli, ma siamo pieni di monumenti, per il Selva qua davanti alla centrale è quel monumento dei caduti, 20 metri dopo è Segantini, che era il pittore che è qua, Selva del Rio, il Casino, che è quelli con le mani così, che è il Marchetti, dopo la via va, aspetta, via la Rotonda, che è quella dell'Arciduca Alberto, dopo la stazione, è quella dei scout, Baden-Powell. Sì, non mi ricordavo il nome. Sì. No, abbiamo visto anche questo. Però quel drio alla posta del Caproni, quel che faceva gli aeroplani. Sì. Abbiamo tutto presente. Dopo che ne è mucho dei piccolini, quelli mi non mi ricordo i nomi. Sì. Però questo, noi ci siamo imbattuti in questo, ed è un mistero, anche perché è ancora coperto, non si sa cosa c'è lì questo. Guarda, mi non so se non è qualche pittore che veniva ancora, chi segue qua. Non so perché Arco i monumenti vissuti, ripeto, ieri non era a piovest, chi? I funghi, non è solo quello della zocca o funghi del sangue, vissuti anche i monumenti. Per l'esperienza che io vedrei bene qua una tela tipo dama con l'ermellino. Aspetta, dammela con l'ermellino, sarò ignorante, però dovrei essere roba di Leonardo. Esatto. Però esatto. Non la cavenchi quella lì, no? Però nel contesto qua starebbe veramente molto molto bene. Anche Gedente, si inserirebbe degnamente in Gedente questa cosa. Gedente Nucciada? Guarda che non venga qualche dubbio, perché se probabilmente... Probabilmente la sera su perché sarà l'inaugurazione, se no perché sarei su. Sì, però la curiosità è troppa, io direi provo a questo punto. È il Varda dal Deli, il Cuca dal Deli, sì, che certo, non è che certo, mi certo. Scusate, scusate. Scusate, stiamo facendo una profanazione, magari, però la curiosità ma c'è. Cos'è che la di che sarà questo? La dama con l'ermellino. Ti rende via la tela? Il dente nociata? Un'occhiatina così fugace si può anche dare. Aspetta. Ma scusa, ma mi tu che dama con l'ermellino, mi pare Beppi Paia col suo cagnolino sto qua, Scusi, Beppi Paia? Beppi Paia? Ma perché Beppi Paia, scusi? Non lo so, veniva a domandare all'amministrazione comunale, perché ormai dentro per i monumenti ne fa tanti. Beh, comunque le dirò che nel contesto, come dicevo prima, non è male. Forse molto, molto meglio della dama con l'ermellino. Sì, no, fra l'altro, no, difatti... come che dicevo prima, ieri in Olghera, perché tanto, aspetta, gli ha tolto seconda mano, perché Gesù, guarda, le ruzze, probabilmente l'era da qualche, vuoi che venga da Cracovia, la via che è probabile, era. Molto probabile, sì, perché lì c'è anche una sedimentazione sul Furia, vedo, dalle parti, e anche quei nomi strani qui sotto, si vede che è una lingua un po'... No. Bus del Diavolo, per esempio, non ho ben presente. Bisognerebbe star qui un po' di tempo a leggere, sì. Però... Ci vorrebbe anche una bacheca la traduzione. Mi faria una roba, guarda, prima che ne metta un presom... Sì, molto prima meglio. Prima che ne metta un presom, che la senserà per l'inaugurazione... Da Arte Italiana del Mondo, dal Coso e dal... E Cornelio Sgorbi. E chi del Drio che è... Beppi Paia con cagnolino. Tanti auguri, tanti saluti e mi auguro che non mettiamo la prossima volta perché mi impresono volnare.